Seconda edizione di Fiera Didacta Italia Sicilia. Abbiamo pensato di intitolare, diciamo, questa edizione all'intelligenza artificiale e la scuola. Questo perché ovviamente le innovazioni tecnologiche sono di una portata tale che continuamente viene cambiato, viene modificato non solo il modo di insegnare e apprendere, ma addirittura il modo di comunicare e il modo di lavorare. Quindi la scuola in questo cambiamento non può che essere protagonista e gli stessi docenti possono cogliere le opportunità dell'innovazione, in questo caso dell'intelligenza artificiale, che non è solo ChatGPT che tutti conosciamo, ma è per esempio la robotica educativa, solo se c'è piena consapevolezza di come possano queste innovazioni rappresentare da una parte delle opportunità, fosse solo per la personalizzazione dell'apprendimento e quindi per una didattica appunto più personalizzata, ma da una parte bisogna anche conoscere limiti, rischi, sia dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista del funzionamento di algoritmi che possono presentare delle criticità. Quindi più noi mettiamo il mondo della scuola in grado di conoscere, e avremo un livello internazionale dei convegni, quindi davvero ciò che si trova di meglio oggi a livello internazionale in questo ambito, più, dicevo, mettiamo il mondo della scuola in grado di assumere consapevolezza sui punti di forza, ma anche i punti di debolezza dell'applicazione delle nuove tecnologie, più prepariamo il terreno a un'innovazione vera e quindi a risultati importanti anche sugli apprendimenti. In caso contrario si rischia di usare in modo improprio, si rischierebbe di usare in modo improprio uno strumento e quindi addirittura aumentare quei divari che oggi tanto ci preoccupano, e quindi questo è assolutamente da evitare. Oltre all'intelligenza artificiale, ovviamente il programma scientifico sarà di altissimo livello e comprenderà convegni, seminari, ma anche workshop su tante tematiche che riguarderanno tutto il ciclo, quindi dai primissimi livelli di istruzione e di educazione, a partire proprio dall'infanzia, fino ad arrivare al terziario con gli ITS. Siamo infatti in un momento in cui sono in applicazione anche le riforme del PNRR, quindi dagli ITS alla sperimentazione sulla filiera tecnologico-professionale, su cui quindi c'è da costruire una rete per la sperimentazione, ma anche la riforma sulla formazione dei docenti, formazione iniziale in ingresso e formazione continua anche incentivata. Quindi insomma tante sono le occasioni, spero anche di stimolo, di confronto e di scambio, sempre con l'idea di offrire a docenti, dirigenti scolastici, a tutto il personale scolastico strumenti per migliorare e migliorarsi. E, diciamo che quello che ci ripaga di più, come ho ricordato anche nella cerimonia di apertura, è l'entusiasmo e è la passione con cui soprattutto i docenti e i dirigenti scolastici si approcciano appunto a questi eventi e rispondono veramente con una partecipazione incredibile. Quindi insomma sono sicura che siamo solo all'inizio, ma anche questa sarà una edizione di Didacta che ci darà tantissima soddisfazione.